La cosa che mi sorprende un po', è un'impressione mia, che ci sia poca rabbia, non c'è la rabbia di 20 e 30 anni fa. Quest'estate Pino Roveredo non aveva voluto mancare alle manifestazioni di solidarietà a favore dei lavoratori della Wärtsilä. Nessuno si era sorpreso della sua presenza perché Roveredo stava sempre dalla parte di chi aveva bisogno. Al termine di una lunga malattia, oggi questo scrittore atipico ma non troppo ci ha lasciato. Era ricoverato da alcuni giorni alla clinica Pineta del Carso. Se volessimo cercare una parola che definisca l'impegno di Pino Roveredo, quella più giusta è appunto esserci, con i suoi romanzi, con la sua stessa vita, l'infanzia difficile, i problemi personali dai quali si liberò anche grazie alla letteratura. Tutte le volte Roveredo c'era ed era accanto agli ultimi. Capriole in salita del 1996 fu il testo autobiografico che lo impose, mandami a dire, gli valse il premio Campiello nel 2005, ex aequo con Antonio Scurati. Molti i racconti e i testi scritti per il teatro, infine l'impegno quale garante per i diritti dei detenuti. Sempre presente, mai un'alzata di voce. È bello pensare che una città cinica, in fondo, come la nostra, gli abbia concesso di percorrere una strada impervia, rafforzandolo ad ogni caduta, persino preservandolo dalle polemiche che lo videro raramente coinvolto. È triste sapere che non potremo più contare sulla sua lucidità e sul suo coraggio.